Un cordiale saluto dagli studi di Cron TV, benvenuti al nostro appuntamento con l'informazione. Apriamo parlando del Po, acque pulite, dicono i rilievi effettuati nell'ATS Valpadana, ma per il bagno c'è da attendere. Sentiamo il perché in questo servizio. Chiare, fresche e dolci acque di Po. Può sembrare un paradosso, da sempre l'adagio essere chiari come l'acqua di Po, indice di una trasparenza, diciamo, poco efficace, e invece adesso è proprio così, lo dice la scienza, lo dicono le analisi, lo dice la biologia, l'acqua di Po è tecnicamente pulita, ma questo ancora non basta per poterci fare il bagno, perché se è anche balneabile, infatti, occorre che i risultati delle verifiche periodiche condotte all'ATS Valpadana di Cremona indichino valori positivi per almeno 4 anni consecutivi, e questo è solo il primo. I monitoraggi compiuti in giugno sono buon inizio, indicano ottimi margini di miglioramento rispetto ai prelievi effettuati tra il 2004 e il 2008, ma ancora non basta, c'è da avere ancora un po' di pazienza prima di poter avere un angolo di paradiso in casa. Sicurezza, 365.000 euro dalla regione per il controllo di vicinato nelle ALER. Sentiamo il servizio di Bibiana Sudati. Prevenzione del degrado e delle occupazioni abusive, promozione di associazioni spontanee di cittadini residenti negli immobili ALER di Cremona, Brescia, Lodi, Mantova e Pavia. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale che prevede un accordo tra la Regione, i comuni capoluogo di provincia di Cremona, Brescia, Lodi, Mantova e Pavia e le ALER di queste città. Verranno istituiti così dei punti di ascolto per i cittadini coinvolgendo direttamente l'associazione Controllo di Vicinato. Per questo progetto è prevista una spesa complessiva di 365.000 euro nel triennio 2019-2021, impiegati tra l'altro per la promozione di presidi attivi degli abitanti residenti negli stabili ALER, promozione e sostegno di associazioni di cittadini, studio ed attivazione di progetti proposti dai comuni sul tema della sicurezza urbana e sui comportamenti da adottare per la prevenzione e la rivitalizzazione delle aree degradate, con particolare attenzione agli anziani. È sempre più allarme popolazione in Italia, oltre 124.000 unità in meno rispetto all'anno precedente, questo è il dato al 31 dicembre 2018 fotografato dall'Istat. Si tratta del quarto calo consecutivo, nel 2015 c'erano oltre 400.000 italiani in più, le nascite sono diminuite di oltre 18.000 unità in un anno, siamo al minimo storico dei tempi dell'Unità d'Italia. Pronto il provvedimento per rispedire Carola Rackete in Germania, lo ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha definito il comandante di Sea-Watch 3 pericolosa per la sicurezza nazionale. La prefettura di Agrigento ha firmato intanto il provvedimento di allontanamento di Carola Rackete dall'Italia, provvedimento che ora dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. Il rimpatrio non potrà comunque avvenire prima del prossimo 9 luglio, giorno dell'interrogatorio stabilito dal PM, quando la 31enne tedesca dovrà rispondere dell'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il vice premier ha intanto biasimato la decisione del GIP di Agrigento di non convalidare l'arresto della donna, contrariamente a quanto chiesto dalla procura, che ora potrebbe impugnare il verdetto. Dalla giustizia mi aspettavo pene severe per chi attentasse la vita dei militari italiani, ha proseguito Salvini. Evidentemente sbagliavo. Sono almeno 40 le vittime e 35 i feriti del raid aereo battutosi su un centro di detenzione per migranti illegali a Taggiura, una dozzina di chilometri ad est di Tripoli. Lo ha riferito il governo libico sostenuto dall'ONU, che chiede alla comunità internazionale l'avvio di un'inchiesta sui crimini perpetrati dalle milizie di Haftar, accusato del Blitz. Secondo altre fonti informali, i morti sarebbero invece oltre 100. Almeno 45 altre persone sono morte nello stato del Benù, Nigeria settentrionale, a causa dell'esplosione di un'autocisterna carica di carburante, esplosione pare dovuta alle scintille provocate dal transito di un bus ribaltatosi. Le vittime stavano raccogliendo il carburante fuoriuscito dalla cisterna. È il Brasile, la prima finalista della Copa America 2019, dopo la vittoria per 2-0 sull'Argentina, rimediata allo stadio Mineirão. Sfortunati gli avversari con Agüero, che ha colpito una traversa, e Messi, che ha preso un palo. Messi poi sfogatosi dopo l'eliminazione, ha parlato di un arbitraggio assurdo, ciò per cui ha auspicato l'intervento della Conmebol. E con questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per il cortese ascolto e buona prosecuzione.